Ciao a tutti, sono Elena del benesseroolistico.com. Oggi vi volevamo parlare della frizione, la seconda manovra superficiale del massaggio olistico. Se vi interessa la prima, che è lo sfioramento, andate a vedere il video della settimana scorsa. La frizione è appunto una manovra superficiale del massaggio. Questo significa che va a lavorare sugli strati superficiali del nostro corpo e ha uno scopo ben preciso: scaldare la zona che andiamo a trattare, in modo da aumentare in quella zona l'affluenza di sangue, quindi dargli una maggiore ossigenazione e dargli una maggiore sensazione di calore. Tutto questo porta la zona ad essere poi maggiormente reattiva per le tecniche che andremo ad applicarci in un secondo momento. E la frizione è proprio la classica manovra dove noi andiamo a scaldare, a frizionare una parte del nostro corpo. Frizione che possiamo andare a fare con il palmo oppure con i polpastrelli o con il pollice in base alle dimensioni della zona che vogliamo andare a trattare. Perché infatti le nostre mani hanno sempre la medesima dimensione, ma le varie zone del corpo hanno modi di ricevere diversi. Quindi se io vado a fare una frizione sul viso, utilizzerò i polpastrelli e non la mano intera, ma perché rischio di essere poco piacevole. E comunque un massaggio olistico vuole sempre creare una situazione di benessere generale alla persona e mai, diciamo, delle situazioni, tra virgolette, traumatiche. Quindi la frizione può essere fatta in più modi, come tutte le altre tecniche del massaggio, utilizzando proprio un movimento che deve essere veloce e ritmico. E diventa soprattutto importante che quando lavoro in apertura o comunque in simbiosi nella stessa direzione con le mani, le due mani vadano in contemporanea. Chi di voi massaggia da un po' oppure appena iniziato sa che c'è sempre una mano che comanda più dell'altra e l'altra che zoppica un pochino di più. Nel momento in cui frizioniamo, rischiamo che una mano riesca a dare più energia rispetto che l'altra e questo è un errore che il nostro ricevente percepisce. Quindi dobbiamo allenarci in modo proprio da riuscire a caricare e a velocizzare le mani allo stesso identico modo. Anche nel caso della frizione possiamo lavorare con le mani in simultanea e quindi avere una frizione bimanuale simultanea, quasi se volessi dare uno scossone alla mia persona, ed è una manovra ad esempio molto utilizzata sulla muscolatura paravertebrale della schiena, ma ancora di più sul polpaccio o sul tibiale. E poi invece una frizione bimanuale alternata, dove le mani si muovono in modo appunto alternato avanti e indietro. Una frizione può essere unilaterale, quindi andare solo in un verso, poi riprendere la posizione per essere ripetuta, oppure bidirezionale se vado su e giù su tutta la mia zona. Di solito la manovra di frizione viene portata avanti fin quando proprio non avverto calore nella zona.